Allora, come dicevo, questo libro è tutto dedicato al simbolismo lunare e già lo consigliavo perché è un libro che comunque mette dentro un sacco di argomenti. Quando l'autore deve parlare della luna nera, quindi dal punto di vista astrologico, ovviamente fa tutta questa lunga digressione perché è un capitolo veramente molto, come vedete qui, bello, bello corposo, tutto questo, parlandoci appunto di Lilith. In questo senso è bene precisare che non è possibile parlare di questo aspetto astrologico senza approfondire le origini e la simbologia connessa con la figura di Lilith, l'incarnazione della luna nera. Origine e significato del nome Lilith. Lilith è un nome misterioso, circondato da un'aura magica e per alcuni aspetti sinistra. Esso evoca arcane suggestioni e risveglia ancestrali terrori. La sua origine, inoltre, si perde nella notte dei tempi. La fonte più antica alla quale si può fare risalire la sua incerta etimologia è con ogni probabilità il poema sumero Shanaga Imuru, che a quanto pare risale al terzo millennio avanti Cristo, tradotto in italiano col titolo di Epopea di Gilgamesh. Quindi precede di un bel po' il discorso di Bibbia e Vangeli, lo diciamo appunto ai cristiani che credono di averla, diciamo, ideata loro, nel senso loro credono di essere il primo libro scritto nella storia dell'umanità. Non è così, perché comunque la Bibbia in realtà è uno scopiazzamento di quello che c'era prima, cioè già a partire comunque dall'epopea di Gilgamesh. Inquadriamo prima che qualcuno dica che non è vero niente. Quindi le prime fonti che noi abbiamo scritte non risalgono al discorso degli ebrei, né che meno dei cristiani, risalgono all'epoca dei Sumeri. Parliamo appunto del terzo millennio avanti Cristo, col poema sumero Shanaga Imuru. Qui siamo, l'epopea di Gilgamesh. Qui, terzo millennio avanti Cristo. No, lo dico perché a sentire, a leggere certi siti cristiani sembra che sono esistiti solo loro fin dal principio. Nell'ambito di questo leggendario poema, dai risvolti ermetici di stampo iniziatico, si parla infatti di una certa Lilla o Lilitu, la quale si era costruita una casa nel tronco di un ulupu, un salice. Appunto, già partendo da questo testo, cioè dal Shanaga Imuru, che ripeto, precede la Bibbia, quindi precede il discorso degli ebrei. Siamo nel terzo millennio avanti Cristo, si cita Lilith, la si chiama Lilla o Lilitu. Tra l'altro avevamo già visto nel libro di prima che in realtà erano tre manifestazioni, Lilu, Lilith e Ardat Lili. Probabilmente anche qui era una triplice dea. Che però la si parla, ecco, la si introduce come questa divinità che si era fatta una casa nel tronco di un salice, quindi una dea degli alberi. Per questo che in realtà il simbolismo di Lilith è complesso, perché abbiamo tutti questi indizi, poi ovviamente il mito è stato denigrato e pervertito dai soliti monoteisti, quindi risulta un po' difficile stabilire con precisione cosa fosse Lilith, però da questi indizi possiamo fare delle ipotesi. E quindi, come appunto qui dice l'autore, noi la primissima citazione che abbiamo di questa figura, vedete qui, Lilitu o Lilla, tenete presente che Laila in arabo significa notte, la vediamo appunto come una dea, una sorta comunque di figura femminile che abita dentro un albero, un tronco, il salice. Quindi una dea comunque connessa agli alberi, in questo caso al salice. Avevo già detto che per i politeisti, per le culture pagane, esisteva il culto degli alberi. Avevamo appunto citato l'Artemide di Efeso, che era una dea palma, la dea dei datteri. Quindi anche qui, in realtà, ancora prima addirittura che dea civetto, comunque dea del vento, dea della tempesta, dea del deserto, in realtà potremmo rivedere la stessa Lilith come dea del salice, dea degli alberi. In seguito era stata costretta a lasciare la sua casa e a fuggire nel deserto, investita dall'eroe Gilgamesh, che si apprestava a tagliare l'albero. La natura di Lilitu traspare da due elementi fondamentali di carattere psicologico e mitologico. Nella lingua sumera, Lilla significava gran sacerdote o sacerdotessa, mentre Lilitu era un sostantivo che significava civetta, animale associato alle tempeste e ai fantasmi, alla morte, al tradimento e alle streghe. Con ogni probabilità Lilitu alludeva, allora come oggi, alla donna vanitosa e leggera, che manca di riservatezza, si mette in mostra con lo scopo di adescare gli uomini e farsi corteggiare. In ogni caso la civetta, animale lunare per eccellenza, ricordatevi che era associata anche ad Atena, quindi la civetta associata ad Atena aveva una valenza più da ragionamento. Sapete che Atena,
era comunque la via dell'intelletto, della tecnica, anche dell'ingegno. Allora, in ogni caso, la civetta, animale lunare per eccellenza, simboleggia da sempre le tenebre, l'oscurità della notte, il peccato, in termini moderni, psicanalitici, le pericolose tendenze istintive rimaste nelle profondità dell'inconscio umano. Il secondo elemento che chiarisce maggiormente la natura di Lilith è rappresentato dal tipo di albero in cui ella dimorava, il salice. Fin dai tempi più antichi quest'albero fu ritenuto sacro a tutte le dee della guerra e dell'amore, tra cui la dea sumerica Nata, o Ant, o Inanna, la dea babilonese Assira Ishtar, considerata la prostituta degli dei, la dea libica Neith, o Lamia, la dea greca Atena, nata secondo una versione primitiva del mito da un uomo salice di nome Itono. Quindi, come vedete anche qui, lo dicevo già prima, in realtà la stessa Lilith la si può associare o comunque paragonare a diverse altre dee, tra cui appunto Ishtar o Neith, per dirvi, cioè sono praticamente dee molto antiche queste, ad esempio Neith, Lamia anche, la stessa Atena appunto per via della civetta, vedete qui, tutte le dee che si accompagnavano al salice, Ishtar, Inanna. Anat, appunto, che poi è stata ripresa anche nel contesto egizio, quindi come vedete sono un po' tutte delle equivalenti. Lilith continuò a comparire in altri miti babilonesi e assiri sotto forma di demone femminile che all'approssimarsi della notte usciva dal deserto, dal mare, per sedurre gli uomini con la sua bellezza, oppure per istigare le donne alla ribellione e all'odio nei loro riguardi. Questo archetipo femminile lunare costituiva per i babilonesi un elemento perturbatore dell'ordine familiare e sociale. La trasposizione terrestre della divinità femminile Tiamat, dal termine babilonese Tiamtu, mare, oceano. Tra l'altro, lo stesso termine noi lo ritroviamo anche in greco, perché se ricordo bene, il termine greco per oceano è Thalasso, se ricordo bene. Chiedo scusa ovviamente per la mia pronuncia del greco e anche per i miei termini detti in greco, perché io non ho studiato il greco e non lo so leggere. Quindi se siete grecisti vi chiedo appunto scusa, comprensione di non star qua a martoriarmi perché ho sbagliato la pronuncia. Lo so benissimo anch'io che non so pronunciare il greco. Lo studio così di tanto in tanto da autodidatta, ma ovviamente con tutti i limiti. Comunque il termine greco per mare è simile al termine babilonese, nel caso del contesto babilonese si diceva Tiamtu, mare, oceano. E infatti Tiamat è la rappresentazione della dea dell'oceano, dell'acqua salata principalmente, ed è una rappresentazione terrifica, perché sapete che l'oceano è qualcosa di sterminato, di potente, avete presente un po' i maremoti. Sono tutte forze terrifiche che venivano adorate però con un senso di tremendo, di terrifico, di fobia, di paura, di angoscia. Ed è per questo che chiamate effettivamente una dea terrifica. In una società costruita su un modello patriarcale, entrambe personificavano il disordine e il caos. Ma mentre Tiamat veniva uccisa dal dio solare Marduk e quindi definitivamente cancellata, Lilith continuava a sconvolgere la vita degli uomini sulla Terra. È per questo che noi possiamo addirittura pensare che siano state denigrate entrambe, sia Tiamat che Lilith, cioè da dee originali che rappresentavano la potenza femminile, con l'arrivo poi di un discorso di legislature, leggi, consuetudini patriarcali, già in ambito dei Sumeri e dei Babilonesi, perché sapete che comunque la donna nell'ambito dei Sumeri e Babilonesi doveva stare sottomessa all'uomo, eccetera, 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 quando vengono scritte le leggi, vengono codificate le leggi. Potremmo addirittura pensare che in realtà prima che la donna venisse comunque sottomessa a questo discorso di patriarcato legislativo, quindi con un corpus di leggi favorevoli al discorso della donna, che veniva posta sotto la tutela maschile, potremmo addirittura pensare che Tiamat e Lilith rappresentavano delle dee femminili di potenza o comunque di ordine, di sovranità. Poi ovviamente quando loro hanno dovuto scrivere, hanno scritto delle leggi comunque misogine, patriarcali, che andavano a togliere alla donna un discorso di importanza magari sacerdotale o comunque legislativa, ovviamente hanno cambiato il mito, quindi hanno introdotto questa figura di dio maschile, non a caso Marduk, che ammazza Tiamat, quindi la combatte contro la dea e la uccide per prendere il potere.
Stessa cosa hanno fatto anche i greci, ecco, pensate a Zeus che sottomette Era, quando invece se andate a studiare un po' la vera origine di Era, all'inizio era una dea molto potente, cioè la dea Era all'inizio era una dea dell'aria, del cambiamento climatico, della pioggia, ecco, comunque dell'approssimarsi della tempesta. Non era una dea sottomessa, dea sposa, quella è una versione successiva di Era, è stata appunto fatta sposare con Zeus, e poi Zeus ovviamente è stato caricato di tutti i poteri, è diventato padre degli dei, padre degli uomini, quindi dio patriarcale, però agli inizi non era così. Anzi, tra l'altro, in realtà lo stesso Zeus agli inizi non era così importante nel pantheon greco arcaico, perché in realtà noi troviamo la menzione di altre divinità femminili molto più importanti dello stesso Zeus. Per dirvi Dione, la dea Quercia, viene poi appunto surclassata, declassata, quando la Quercia la si prende come simbolo e lo si mette a Zeus. Ma prima apparteneva a una dea, Dione, che appunto poi scompare ad un certo punto dal pantheon greco. Sono tutte riscritture che loro hanno fatto, anche perché cambiava la mentalità, diventava sempre via via più una mentalità patriarcale e legislativa, e quindi di fatto loro dovevano comunque stare lì a riscrivere i miti, i simboli. Nell'iconografia mesopotamica Lilith veniva rappresentata come una donna dai capelli lunghi, provvista di ali e di artigli, in piedi su due leoni, con una civetta sul lato sinistro e un'altra su quello destro. Il nome Lilith pare derivare dal sostantivo Lajil, utilizzato dai popoli fenicici per indicare la notte. Appunto, Laila è il termine che voi trovate tuttora in arabo per identificare la notte. Sapete che l'arabo è una lingua semita. Questa etimologia è analoga alla voce sumerica Laila, che significa notte, configura un demone femminile all'approssimarsi delle tenebre, si mostra per far insorgere gli uomini alla lussuria. Anche gli ebrei si servivano della parola Laila per definire l'angelo della notte, e Lail per notte, termini che si avvicinavano notevolmente a quelli della lingua araba, nel cui contesto ritroviamo il nome Lilac, scuro, tenebroso, e ancora Lailat, che significa notte e indica genericamente una donna misteriosa e perversa. Quindi già il termine, già il nome di Lilith, appunto, rappresenta qualcosa legato alla notte, una dea della notte, e il termine è rimasto anche nel contesto delle lingue semite in generale, ma comunque anche ebraica e araba, anche adesso e attualmente, cioè se voi studiate l'arabo, e l'ebraico, loro usano ancora questo termine per identificare la notte, Laila. Tra l'altro è anche un nome di donna, perché lo usano anche come nome di donna. Laila invece è il nome proprio femminile arabo corrispondente all'italiano Leila, appunto. E proprio in alcuni testi ebraici, quali la Bibbia, il Talmud, il Sefer HaZohar, Libro dello Splendore, testo cabalistico, alcune Haggadah, tradizioni popolari ebraiche, e alcuni Midrash, libri di indagine esegetica dei sacri testi ebraici, che incontriamo per la prima volta il nome Lilith come appellativo della compagna di Adamo, in una versione quasi identica a quella sumerica a noi già nota. Quindi, come vedete, l'idea che lei sia creatura creata da Yahweh e sposa di Adamo è successiva, non è la vera idea, la vera origine. È una cosa che hanno inventato gli ebrei nei loro testi, vedete qui, nei loro testi. Sefer HaZohar, stanno alcune citazioni del Talmud, della Gadà, del Midrash, ma non ha niente a che vedere con un discorso di vera origine sumero-babilonese. Loro l'hanno semplicemente denigrata, perché all'inizio non rappresentava quello, non rappresentava una creatura, rappresentava una dea. Anche se il contenuto psicologico è rimasto identico, non è semplice fornire un'adeguata versione del mito ebraico di Lilith, diverso e maggiormente elaborato rispetto a quello sumerico più antico, a causa delle numerose contraddizioni che si riscontrano nei testi ebrei citati. Infatti, cioè, al di là del fatto che in realtà le contraddizioni nella Bibbia non ci sono solo parlando del discorso di Lilith che viene citato in Isaia, ma anche in altre vicende, in altre faccende. Ad esempio, per dirvi, basterebbe citare la vicenda dello sposo di sangue. Io avevo fatto un'esegesi a quella vicenda biblica lì, con Mosè e Zippora, la versione dello sposo di sangue, ma anche ad esempio la figlia di Jeftè. Cioè il testo biblico è pieno di contraddizioni, ma perché? Perché loro l'hanno scritto e riscritto, hanno messo insieme una cozzaglia di cose prese da altri contesti, e quindi di fatto il testo biblico è contraddittorio. Ma anche nel Nuovo Testamento è pieno di contraddizioni, cioè una persona intelligente a cui funziona il cervello queste cose le nota. Poi
Poi vabbè, se uno è pecora e si lascia imbonire dalla propaganda cristiana, gli fa credere che la Bibbia è il testo perfetto, vabbè, lì ha un suo limite, perché chiunque abbia un cervello al fatto che la Bibbia è piena di contraddizioni ci arriva, ci arriva. Basterebbe semplicemente citare il loro Dio, cioè l'Antico Testamento è un Dio della guerra, del massacro, nel Nuovo Testamento diventa il Dio dell'amore, cioè è una palese idiozia, però vabbè. Purtroppo spiegarlo a persone credenti è un'impresa titanica. Le fonti in ogni caso sono in linea di massima concordi nell'affermare che Lilith sia stata la prima donna comparsa sulla Terra, creata da Dio direttamente dal fango come Adamo, contemporaneamente indipendente da lui. Lilith e Adamo iniziano a litigare fin dal primo momento. Adamo voleva avere la supremazia su tutta la Terra e comandare anche su di lei, che a sua volta pretendeva di avere gli stessi diritti e rifiutava di sottomettersi alla sua volontà. Non riuscendo a ottenere la parità di dominio con Adamo, Lilith fu presa dalla collera e abbandonò il suo compagno, conducendo in seguito una vita errabonda. Dio la relegò in fondo al mare, in termini psicologici, nelle profondità dell'inconscio dell'uomo, e da una costola di Adamo generò Eva. Vabbè, da qui in poi la sapete. Le modalità relative alla nascita di Eva, assai differente da quelle connesse con la nascita di Lilith, stabilirono fin dal principio della creazione biblica un rapporto di stretta dipendenza dalla donna dall'uomo. Eva rappresenta in effetti un'emanazione, un riflesso di Adamo, nata da lui e per lui, rappresenta esclusivamente la compagna devota, fedele e sottomessa, senza avere un'esistenza propria, che poi è la donna del monoteismo. Quindi serva e sottomessa dell'uomo, ripetiamolo, non esiste l'idea di donna paritaria all'uomo nel monoteismo. Giudaismo, ebraismo, monoteismo, ecco, islamismo. Il cristianesimo non ammettono un discorso di parità uomo-donna, checché ne dicano le cosiddette femministe islamiche o cristiane. Unioni del genere non costituiscono un evento eccezionale nell'ambito della mitologia, soprattutto in quella dei popoli la cui civiltà era basata su un modello prettamente patriarcale. Basti pensare in tal senso a Isi e Osiride in Egitto, Berenice e Tolomeo Energete nella Fenicia, Tanit che portava l'epiteto di faccia di Bale e l'omonimo dio solare. Nel mondo greco invece troviamo Giuno e Giove, Penelope e Ulisse, Andromaca ed Ettore e ancora in India Parvati e Shiva. Totalmente diverso da Eva, Lilith non accetta la superiorità che Adamo vuole imporle, al pari di una moderna femminista esige da lui parità di diritti. Ella rappresentava e rappresenta tuttora l'archetipo e l'immagine della donna libera e emancipata che è in grado di assumere una personalità propria, un ruolo indipendente, rifiutandosi in tal modo di farsi soggiogare dall'uomo e vivere la sua ombra. Niente, allora, che altro dire? Allora, direi che come prima parte dell'analisi, vi ho letto un po' in sintesi, abbiamo appunto visto le vere origini di Lilith e poi della denigrazione monoteista. Quindi il discorso di Lilith vista come creatura di Yahweh, ripeto, è un'idea ebraica, ma non è l'idea originale su Lilith, che era una dea, quindi non era creata dal dio Yahweh. Gli ebrei semplicemente la demonizzano così, cioè la rendono come creatura creata da Yahweh che si ribella, che poi appunto si ribella proprio perché rappresenta la femmina che non vuole stare sottomessa al maschio. Ma perché? Perché gli ebrei e i cristiani la demonizzano? Ma perché per gli ebrei, per i cristiani e anche per gli islamici, in realtà la donna che non vuole stare sottomessa è una donna negativa, è una donna ribelle, è una donna da disprezzare, una donna sbagliata, perché per gli ebrei, per i monoteisti, quindi gli islamici, i cristiani, la vera donna perfetta, la vera donna che vive come Dio ha ordinato di vivere, è la donna sottomessa, la donna che sta in silenzio. Pensate appunto a San Paolo, l'Apostolo Paolo, Corinzi e Filippini, la donna sta in silenzio, non permette alla donna di sognare, perché prima fu formato Adamo, poi fu formato Eva. Nel contesto cristiano, addirittura, per dirvi, basterebbe semplicemente leggervi Tommaso d'Aquino, la donna non veniva neanche riconosciuta totalmente a immagine di Dio. Cioè che la donna sia immagine di Dio, la Chiesa Cattolica l'ha detto solo verso gli anni 80 del Novecento, non l'hanno detto prima. Cioè non lasciatevi ingannare dalla propaganda le frasuncole da Volemus ebbene di Papa Francesco. Quella è propaganda cristiana. In realtà basta semplicemente leggere i loro libri teologici, Tommaso d'Aquino per dirvi, ma non è l'unico, perché in realtà già nell'Ottocento, cioè se voi leggete la
Cristologia, la teologia dell'Ottocento, c'erano ancora teologi che andavano avanti a dire che la donna non era immagine di Dio. Poi io sotto vi metto un PDF, nel senso se uno volesse farsi una cultura, vi metto sotto un PDF, se ve lo leggete tutto vedrete che la donna non è mai stata considerata immagine di Dio, solo l'uomo lo era, la donna lo era, ma in parte, non del tutto. O magari lo diventava, però se faceva la moglie sottomessa, quindi sposava un uomo e tramite l'uomo diventava immagine di Dio. Questa è ad esempio l'idea di Agostino. Tommaso d'Aquino non la riconosceva immagine di Dio, diceva che l'immagine di Dio vera, principale, stava solo nell'uomo. La donna era giusto secondaria, non aveva l'imago Dei, l'immagine di Dio. Ma comunque queste cose io le ho dette e stradette in miliardi di video parlando di misoginia cristiana, quindi io poi sotto vi metto tutti i link, così chi vuole approfondire si va a vedere quando appunto leggevo di Ugo da San Vittore, Tommaso d'Aquino, Agostino, Tertulliano e compagnia, cioè tutta gente che poi appunto nei loro libri scriveva che la donna non era immagine di Dio, la donna era secondaria. Doveva stare sottomessa, l'unica utilità della donna era quella di fare figli, non aveva nessun'altra utilità. In sintesi, questo qui è l'idea monoteista della donna. Allora, poi l'autore introduce un'analisi con altre divinità, quindi con Artemide, con Cibele, però direi appunto di leggervelo prossimamente. Nel senso, la prossima volta. Parto da questo punto qui per leggervela, visto che comunque già oggi mi sono dilungata. Niente, che altro dirvi? Mi sembra di avervi un po' detto in sintesi tutto quanto era utile da sapere, quindi ecco, non cadete nel tranello dei cristiani, ecco, nella loro disinformazione. Ripeto, Litta agli inizi era una dea e assimilare ad altre dee, quindi Atena, Neith, Anat. Ishtar, Inanna, sono tutte dee similari. Probabilmente, ripeto, agli inizi una dea del salice, una dea comunque dell'albero. Nel primissimo testo qui noi la troviamo citata, nell'epopea di Gilgamesh, la troviamo citata come dea degli alberi, del salice. Vedete qui? Poi, ad un certo punto, anche in base al discorso del bassorilievo, diventa una dea alata. Quindi probabilmente una dea civetta, forse anche una dea locusta, forse, potrebbe essere, questa è una mia ipotesi, potrebbe essere anche una dea locusta, perché sapete che le locuste avevano a che fare col deserto, col discorso anche di distruzione, di carestia. Infatti era una delle piaghe bibliche. Comunque una dea del vento, della tempesta, della notte, perché comunque il termine identifica anche la notte, Laila. Probabilmente faceva parte anche di una trinità, perché avevamo visto prima appunto che c'era un po' questa trinità formata da Lilu, Ardat Lili e Lilith. Probabilmente era una trinità all'inizio, una triade. Poi è passata a identificare una figura unica, come vedete qui su questo bassorilievo rappresenta una figura unica, però è circondata dalle civette e dai leoni. Il leone lo ritroviamo anche nelle dee guerriere, Durga, per dirvi, la dea indù Durga, cavalca il leone, Sekhmet, la dea leonessa, anche lì ha una valenza distruttiva, terrifica. La civetta, quindi il collegamento con Atena, con la notte anche dal nome. Laila, Lilith, e ricordatevi anche che lei stringe il simbolo dell'ankh, il proto-ankh nelle mani, quindi il simbolo della giustizia e della sovranità. Tra l'altro anche qui, questa acconciatura che lei ha, anzi ve la faccio vedere nell'altro che così la vedete ancora meglio, l'acconciatura che lei ha in realtà ricorda le corna, anche ricorda un caschetto con le corna, vedete qui queste cose qui che voi vedete, questi rilievi qui strani, dovrebbero essere appunto tre cornini, quindi tre cornini da una parte e tre cornini dall'altra, quindi sei corna. Vedete qui ci sono praticamente delle venature. Anche la stessa Ishtar indossa un caschetto con delle venature simili, era proprio una pettinatura tipica che
sumeri mettevano alle loro divinità. Questa pettinatura qui, come vedete, dovrebbe appunto essere con le corna, anche se non si vede moltissimo. E il fatto che comunque, se è vera l'ipotesi, questa ipotesi del discorso che queste sono tre, sono sei corna, in realtà anche questo è emblematico perché la renderebbe una dea della fecondità, come dicevo nel mio video. Le corna sono sempre state associate ad animali della fecondità, il toro, l'ariete, toro, ariete, per dirvi capra, sono tutti animali che hanno le corna, quindi animali che rappresentavano comunque un discorso di fecondità, ma anche di luna, perché la corna, la mezzaluna, avevamo già detto che appunto rappresenta la falce di luna, perché appunto le corna rappresentavano anche le divinità lunari. L'abbiamo visto prima con nel video precedente l'avevamo visto con Hathor, con Iside, per dirvi, anzi vediamo se qui c'è su qualcosina, magari ve lo faccio vedere anche da qua. Vi faccio vedere allora, vi faccio vedere, vediamo che l'avevo trovato prima, vediamo se lo ritrovo. Allora, vi faccio vedere che le corna erano presenti anche in altre divinità. Ecco, ad esempio, questo per dirvi, Bacco Libero, era una divinità dei pagani, era la personificazione del dio del vino, esattamente come Dioniso. Allora, vedete che qui anche lui ha le corna. Vedete? Perché proprio era tipico dei pagani rappresentare delle divinità che avessero le corna, la falce di luna. Soprattutto agli inizi era un simbolo femminile, poi è passato anche a identificare delle divinità maschili. Ve l'avevo fatto vedere l'altra volta, vediamo se lo ritrovo, ma forse no, no, non le ritrovo perché ce l'ho sull'altro libro. Niente, comunque se andate a vedere il video precedente avevo appunto parlato delle divinità lunarie, quindi divinità con la mezzaluna. L'avevamo visto nel video precedente, ecco ad esempio qua la Venere di Laster, come vedete, porta il corno, vedete qui. Corno rappresenta, se vedete, rappresenta una luna, una mezzaluna. Se io ve la metto così si vede ancora meglio. Vedete? La faccia di luna. Quindi, se l'ipotesi è corretta, cioè se quella pettinatura lì che voi vedete in Ishtar, ma vedete anche in Lilith, quel caschetto lì, quel modo lì di acconciarsi i capelli, che noi troviamo nella rappresentazione di queste due divinità sumero-babilonesi. Se l'ipotesi è giusta, in realtà, ripeto, Lilith sarebbe anche la dea della luna, perché le corna erano associate sia alla fecondità, ma anche alla luna, proprio, le fasi lunari. Adesso io non vi saprei dire appunto che cosa per i sumeri babilonesi volesse dire rappresentare sei corna, quindi tre da una parte e tre dall'altra. Probabilmente aveva anche un valore esoterico numerologico, perché comunque i babilonesi avevano anche un discorso di numerologia e di matematica. Ovviamente non si può pretendere di ricostruire il simbolismo che è andato irrimediabilmente perduto, però probabilmente, ripeto, se la mia ipotesi è giusta, Lilith è anche una dea della luna, oltre che della notte, del vento, degli uccelli, una dea civetta, come ho detto, una dea uccello comunque. E anche dei leoncini, ecco, vedete qui dei leoni. Una dea della sovranità e della giustizia perché stringe tra le mani il Proto Ankh, croce di vita. E probabilmente quindi anche una dea connessa comunque alla fecondità e probabilmente anche alla lussuria femminile. È per questo che è stata demonizzata dai monoteisti, denigrata e disprezzata dai monoteisti, perché i monoteisti detestano la sessualità femminile, più in generale la dea, cioè diciamo il concetto di dea, il concetto anche di donna che non sta sottomessa. Niente, allora devo aver un po' detto tutto quanto volevo dirvi. Vediamo se mi viene in mente qualcos'altro, ma forse no, ho esaurito un po'. Ho esaurito un po' quanto volevo dirvi. Ah, vi faccio vedere, già che ce l'ho qui, vi faccio vedere una divinità di cui non sappiamo tantissimo, però che era presente nel Pantheon etrusco, Vant, che come vedete è praticamente questa figura femminile alata, che ricorda un po' Lilith, vedete che
ha le ali anche lei. Ed era una divinità Ctonia, probabilmente una specie di Ecate, però del contesto etrusco, quindi comunque una dea Ctonia, Ifra, Psicopompa, che accompagnava le anime dei morti. Effettivamente le divinità etrusche non sono molto, molto note, cioè non sappiamo molto su di loro. Ad esempio questo è Faro, un'altra divinità etrusca, sempre connessa all'oltretomba. Però ecco, anche Vance lascerebbe un po' intendere qualche somiglianza forse con Lilith. Tra l'altro poi c'è chi ipotizza che addirittura gli Etruschi siano appunto di origine semita, cioè addirittura chi ha ipotizzato che appunto gli Etruschi sono di origine semita e quindi di fatto Vance potrebbe essere, diciamo, la Lilith etrusca. Niente, che altro dirvi? Mi sembra di avervi un po' detto in sintesi tutto quanto era utile da sapere. Vediamo se qui trovo qualcos'altro. No, vabbè, vi ho letto un po' tutto quanto, vi ho letto un po' tutto quanto volevo dirvi. Va bene, riprenderò comunque il tema, nel senso vedremo anche altre cose, altri approfondimenti, altri simbolismi legati all'Elite. Poi magari se nel frattempo trovo anche altri libri, vi faccio comunque altri collegamenti. Va bene, niente, allora spero che vi sia la lettura vi sia piaciuta, se avete ipotesi, collegamenti, volete scrivere un po' cosa ne pensate, lasciate sotto nei commenti che leggo volentieri. Vi faccio vedere una delle primissime rappresentazioni che noi abbiamo di divinità con le corna, della preistoria. Vedete? Antropomorfo con le corna, antropomorfo perché ha corpo d'uomo, però ha tratti animaleschi, tra cui appunto le corna, il muso probabilmente di scambecco o di daino forse, cervo forse, la coda, zampe artigliate. No, per dimostrare che non è una cosa che si inventa i cristiani, è una cosa che loro hanno scoperto, anche questo. Un'altra delle immagini più antiche che noi abbiamo di raffigurazione antropomorfa, vedete il corpo umano, però con tratti animaleschi, questo addirittura gli occhi da civetta. Tra l'altro in realtà lo ritengono figura maschile, però secondo me potrebbe anche essere una figura femminile, potrebbe essere una sorta di dea o forse sciamana. Ovviamente con tratti animaleschi, quindi gli occhi da civetta, il muso che ricorda un po' il cervo, il daino, vedete? La coda. Potrebbe anche essere forse una divinità femminile, delle selve, protettrice degli animali, per dirvi, potrebbe essere un'ipotesi. Anche se comunque quasi tutti la ritengono maschile, ritengono appunto il grande stregone della grotta di Trois Frères. Niente, che altro dirvi? Ma direi di essermi abbastanza dilungata. Sotto vi metto gli approfondimenti, quindi andate anche a vedere cosa i cristiani sostenevano sulle donne, sul ruolo delle donne, su cosa fossero le donne. Leggete tutto il PDF, così avrete appunto tutto, cioè saprete tutto nei dettagli. E andate anche a rivedere i miei video precedenti su questi argomenti. E detto questo, ringrazio tutte le persone che hanno ascoltato il video, spero possa essere stato utile e interessante.